Ciao, sono Gammy. In questo video ti mostrerò come prelevare i tuoi euro su Binance in modo davvero semplice e veloce. Quindi non esitate a mettere mi piace al video e ad iscrivervi. Eccoci qui. Quindi, se anche tu trovi difficile, ad esempio, prelevare i tuoi soldi da Binance e versarli sul tuo conto bancario, beh, sei arrivato al video giusto perché mi trovavo esattamente nella tua situazione. Non preoccuparti, ho la soluzione per te in questo video. Quindi ti mostrerò tutto sulla mia applicazione mobile Binance, ma è la stessa cosa se mai utilizzi Binance sul tuo computer. Quindi la prima cosa è aprire la tua applicazione Binance in questo modo. Eccoci quindi nella schermata iniziale di Binance e dovrai andare nel tuo portafoglio che normalmente si trova in basso a destra nel tuo account Binance su cellulare. Fai clic su di esso e poi puoi vedere un piccolo pulsante chiamato preleva proprio qui. È quindi possibile fare clic su rientro al centro. Puoi anche andare direttamente al tuo portafoglio spot e vedrai anche un pulsante preleva proprio qui. Fai clic su di esso e ti porterà alla stessa pagina. E poi, in alto nella barra di ricerca, dovrai inserire la valuta con cui vuoi prelevare. Quindi, se mai volessi prelevare euro, non dovrai fare altro che cercare nella barra di ricerca in alto, quindi euro, in questo modo. Quindi fare clic su euro e normalmente Binance dovrebbe offrirti bonifici bancari CEPA questo è il modo più semplice per trasferire i tuoi euro su un conto bancario. Se non hai questa opzione, vai un po' oltre nel video, ti mostrerò la soluzione. Se ti capita di avere il mio stesso schermo, è perfetto, possiamo continuare. Poi non è finita, perché devi assicurarti che Binance sia in partnership con la banca su cui desideri depositare i tuoi euro. Questo è quello che controlleremo subito. Lascia selezionato un trasferimento SEPA istantaneo e fai clic su Continua. Binance ti chiederà un'ulteriore verifica, quindi dovrai tirare fuori normalmente la tua carta d'identità e scattare un selfie con il tuo telefono o il tuo computer. Se utilizzi un computer dovrai scansionare un codice QR che ti reindirizzerà al tuo telefono per poter poi effettuare la verifica. Se non riesci a verificarlo, non importa, passa al resto del video dove ti mostro l'altra soluzione per prelevare i tuoi soldi da Binance molto facilmente. Se mai riuscissi a verificare la tua identità, tutto quello che dovrai fare è cliccare su Continua, indicare l'importo che desideri prelevare in euro, quindi inserire il tuo IBAN, il tuo IRIB del tuo conto bancario, e poi poter verificare che Binance possa effettivamente invia euro su questo conto bancario perché non tutte le banche sono partner di Binance. E poi ad un certo punto riceverai immediatamente i tuoi euro sul tuo conto bancario, o ci vorranno un massimo di giorni come indicato direttamente su Binance. Se non riesci a verificare la tua identità, o se non hai una banca che è in collaborazione con Binance e quindi non puoi prelevare da questa banca, oppure non preoccuparti, ti indicherò subito la soluzione. Quindi la mia soluzione è utilizzare l'applicazione Crypto SwissBorg. In realtà fungerà da intermediario tra Binance e il conto bancario da cui desideriamo prelevare i nostri soldi. È un'applicazione molto facile da usare, molto sicura e potrai installarla molto rapidamente. La registrazione viene effettuata in 5 minuti e poi puoi prelevare direttamente i tuoi soldi da qualsiasi conto bancario. Quindi, se non hai ancora installato l'applicazione SwissBorg sul tuo cellulare, puoi trovare il link direttamente sotto il video, nella descrizione del video oppure direttamente nel primo commento appuntato sotto il video. E poi la cosa bella è che passando da questo link sbloccherai un gratta e vinci bonus che ti permetterà di vincere fino a 100 euro che potrai anche prelevare dal tuo conto bancario. Quindi va davvero tutto bene per te. Quindi basta fare clic sul collegamento e verrai reindirizzato a questa pagina. Dovrai fare clic su accetta, quindi accettare l'invito in questo modo. Verrai reindirizzato all'Apple Store se sei su iOS o al Google Play Store se sei su Android. E poi metti open. E poi puoi scaricare direttamente l'applicazione. Una volta scaricato dovrai semplicemente aprirlo e poi dovrai creare il tuo account. Ci vogliono 5 minuti, come ti ho detto. Dovrai inserire il tuo nome, nome, indirizzo, eccetera. È davvero molto semplice. Si procederà quindi in due fasi. Convertiremo le nostre criptovalute in un'unica criptovaluta. Che poi invieremo a Swissborg. E poi da Swissborg potremo convertire queste criptovalute in euro, dollari, franchi svizzeri, qualunque valuta tu voglia, che poi potremo prelevare dal nostro conto bancario. Su Binance, nel tuo portafoglio, potrai vedere, se vai nella scheda spot, tutte le tue criptovalute che hai su Binance. Come puoi vedere, ne ho parecchi, moltissimi diversi. Dovrai inviare queste criptovalute da Binance a Swissborg? Normalmente, tutte le criptovalute più grandi e famose sono disponibili anche su Swissborg. Ad esempio, BNB, che è la criptovaluta di Binance. Normalmente, se vai all'applicazione Swissborg e fai clic sulla scheda di deposito, come qui, quindi fai clic su trasferimento cripto, beh, normalmente sarai in grado di cercare nella barra di ricerca BNB. E tu vedi che la criptovaluta è lì. Ma se mai cerchi la criptovaluta su Swissborg e non viene visualizzata, in questo caso dovrai semplicemente convertire le tue criptovalute su Binance in un'altra criptovaluta disponibile su Swissborg. Immaginiamo che non ci sia questo crypto render su Swissborg. Per trasferirlo su Swissborg dovremo scambiare questa criptovaluta con un'altra criptovaluta disponibile su Swissborg, ad esempio Solanas. Faremo clic in basso al centro su Trade. Quindi faremo clic in alto sulla scheda Converti. Quindi selezioneremo la criptovaluta che desideriamo trasformare. Per me sarà render come qui. E metterò qui per esempio Solana, quindi gli unici qui. Quindi indichiamo la quantità di criptovalute che vogliamo cambiare in Solana. Facciamo clic sulla panoramica delle transazioni. Quindi abbiamo un riepilogo, inseriamo Convert. E normalmente è fatto in pochi secondi e lì ho recuperato un po' di Solana e ora potrò inviare questi Solana direttamente a Swissborg. Per fare ciò è necessario tornare all'applicazione Swissborg per ottenere l'indirizzo del nostro portafoglio Swissborg. Per questo è molto semplice. Nell'applicazione Swissborg, nella scheda portafoglio, dovrai fare clic su Deposito qui a sinistra, quindi fai clic in basso su Trasferimento Crittografico. Se non vedi l'opzione, è perché non hai ancora verificato il tuo account Swissborg. Devi semplicemente caricare il tuo documento d'identità su Swissborg e l'opzione dovrebbe normalmente apparire. Quindi fai clic su Trasferimento Crittografico, quindi scrivi nella barra di ricerca in alto Solana in questo modo. Fai clic su Solana e poi avrai un piccolo pop-up da Swissborg che ti informa che puoi inviare Solana solo tramite la rete Solana. Non preoccuparti, potremo controllare anche su Binance che stiamo inviando con la rete Solana. Quindi sono stato capito bene. E poi puoi vedere proprio qui in basso l'indirizzo di deposito Solana del nostro conto SwissBoard. Questo indirizzo dovrà semplicemente essere copiato, quindi puoi fare clic sulla piccola icona di copia proprio qui. Poi torni alla tua applicazione Binance, fai clic su prelievo nel tuo portafoglio spot qui al centro. Quindi indichi la criptovaluta che vuoi prelevare, quindi può essere Solana o un'altra criptovaluta. Quindi ritireremo Solana, quindi scrivo Solana in alto. Ma è lo stesso se mai ritirerai un'altra criptovaluta, devi solo prendere l'indirizzo giusto su Swissborg. Ad esempio, le criptovalute BNB avranno un altro indirizzo di portafoglio su Swissborg, dovrai copiarlo e incollarlo e poi incollarlo su Binance. Lì abbiamo copiato e incollato l'indirizzo Solana, quindi va tutto bene, quindi clicchiamo su Solana, quindi facciamo clic su invia tramite rete criptografica. Quindi qui potremo incollare l'indirizzo Solana del nostro account Swissborg. Mettiamo la pasta. Quindi normalmente la rete viene selezionata automaticamente. Quindi vedete che è la rete Solana, quindi va tutto bene. E poi, molto semplicemente, indichi l'importo di Solana che desideri trasferire a Swissborg. Io userò il massimo che ho di Solana. Quindi fai semplicemente clic su Prelievo. Verifichiamo la transazione e clicchiamo su Conferma. Il ritiro è in corso. Quindi torniamo all'applicazione Swissborg. Normalmente dovremmo ricevere una piccola notifica entro pochi minuti che ci informa che abbiamo ricevuto i Solanas che abbiamo trasferito da Binance al nostro account Swissborg. In meno di due minuti ho ricevuto la notifica che i miei Solana erano effettivamente arrivati sul mio account Swissborg, come puoi vedere proprio qui. Penso che sia stato fatto in pochi minuti quindi è molto veloce. Questo è il motivo per cui mi piace molto Swissborg. Allora, adesso, se scendi nel tuo portafoglio, potrai individuare la tua Solana. Per me sono proprio qui. Quindi fai clic su di esso. Allora è abbastanza semplice. Questi Solana, queste criptovalute che avrai ricevuto su Swissborg, potrai scambiarle nella valuta che ti interessa, che si tratti di euro, franchi svizzeri, dollari, qualunque cosa tu voglia. Si fa clic in basso in verde sul pulsante di scambio. Indica la valuta con la quale desideri prelevare. Ad esempio euro, farai clic su euro qui. Dovrai quindi aggiungere la valuta se non viene visualizzata. E poi lì puoi vedere che ci sono molte valute disponibili. Ci sono sia i dollari canadesi che ci sono gli euro, le sterline, i dollari americani e poi tante altre valute. Se vogliamo prelevare in euro, clicchiamo su euro come qui. Successivamente indichiamo la quantità di criptovalute che vogliamo scambiare in euro. Tutte le mie solane verranno trasferite in euro. Quindi facciamo clic su avanti. Poi abbiamo il riepilogo e i costi. E cioè che Swissborg è la piattaforma che ha i minori costi rispetto alla grande sicurezza che ha alle spalle. Quindi puoi vedere che non ci sono molte commissioni su Swissborg. Quindi se per te va bene, fai clic su conferma. Normalmente questo avviene in pochi secondi. Come potete vedere, boom, i miei solana si sono trasformati in euro. Hai anche il riassunto. Vedi, è successo in meno di un secondo. E al miglior tasso di cambio, la cosa bella di Swissborg è che ti trova il cambio di Solana in euro sulla piattaforma con il miglior tasso di cambio. Di conseguenza, alla fine guadagnerai anche di più con Swissborg. Fai clic su fine e poi questi euro potrai prelevarli direttamente dal tuo conto bancario, quindi fai clic in basso a destra sul pulsante di prelievo, quindi in questo modo su prelievo puoi semplicemente aggiungere il tuo conto bancario. E questo è tutto, così lo sai come prelevare i tuoi soldi molto semplicemente da Binance sul tuo conto bancario, utilizzando l'applicazione Swissbank.